So does Michael Jordan. And his foot was honest. He goes in straight, goes up in the air. Now he's sideways. Look at the air. Look at the hang time. Look at the flying motion. Look at his head above the rim. That is Air Jordan at his best. Se volete fare un film sulla mia storia e su come è nato il marchio delle Air Jordan, per interpretare mia madre dovete chiamare Viola Davis. He told me he had something special. He may be trying to take off from the free throw line, a la Julius Erving. Let's see what happens. I can hear his engines revving now. Air Jordan ready to take off in Chicago. Show everyone why he is called Air with a spectacular dunk from the. Con queste parole, Michael Jordan ha chiarito a Ben Affleck e Matt Damon la sua situazione riguardo il film Air, la storia del grande sarto, che ripercorre proprio l'accordo storico tra la Nike e il campione di basket. Un film che racconta come il campione dell'NBA si sia legato a vita al marchio della Nike ed abbia dato vita ad uno dei più grandi marchi per quanto riguarda il merchandising, ovvero le Air Jordan. Un bravissimo Matt Damon e un altrettanto bravissimo Ben Affleck hanno messo in scena la storia di questo storico accordo tra Michael Jordan e la Nike, quando la Nike al tempo era la marca meno inseguita tra gli sportivi e dai campioni del basket per quanto riguarda appunto gli accordi su scarpe e altri merchandising. Con un grande Ben Affleck alla regia, molti momenti della carriera del campione di basket sono stati sottolineati e valorizzati ancora di più con un Ben Affleck che ora sappiamo, ma già da tempo si era capito, che registicamente è molto più bravo che davanti a una telecamera. Sì, è vero, è stato bravissimo anche nell'interpretare il CEO della Nike per quanto riguarda il reparto basket, ma anche alla regia sa il fatto suo. Damon invece, che interpreta Sonny, ha detto allo scouting per quanto riguarda le giovani leve e i possibili campioni da lanciare per la Nike, un'incredibile Viola Davis, come detto, fortemente cercata proprio perché richiesta da Michael Jordan in persona. Il campione di basket ha infatti sottolineato come l'incredibile bravura dell'attrice avrebbe fatto esplodere il carattere forte della madre. Proprio lei infatti è riuscita a strappare un accordo storico alla Nike e far diventare il figlio l'immagine dell'NBA, anche e soprattutto alla bravura di Michael Jordan, che diventò la stella più splendente di questo sport. Per gli amanti del basket, questo film è un'emozione continua, continui rimandi ai momenti importanti della carriera di Jordan, sottolineando i numeri e le grandi qualità del campione dei Chicago Bulls. Viola Davis ha inoltre sottolineato il forte carattere, il forte ascendente che aveva la madre su Michael Jordan e l'importanza che ha avuto lei sul contratto appunto che il campione ha firmato con la Nike. Un'importanza fondamentale anche per il futuro dell'NBA e degli altri accordi che sarebbero giunti poi dopo quello di Michael Jordan, perché da quel momento in poi tutti i giocatori importanti che più sono stati ricercati dai grandi marchi avrebbero richiesto una percentuale sulla vendita delle scarpe e sui vari diritti d'immagine, un accordo storico appunto perché ha cambiato il modo di fare contratti da parte delle società e delle varie compagnie di merchandising e comunque grandi aziende che si occupano di scarpe e materiale sportivo in generale. Una Nike che fino a quel momento era la terza scelta per i vari sportivi dopo Converse ed Adidas, quindi veramente, veramente una grande scelta quella di ingaggiare Michael Jordan per rilanciare l'immagine di questo marchio e fare veramente la storia dell'NBA. La rivoluzione, soprattutto la decisione di Michael Jordan di firmare con la Nike, è dovuta anche all'invenzione di Peter Moore, l'ideatore e creatore delle scarpe Air Jordan, creatore anche del marchio che vede Michael Jordan volare a canestro e diventando poi l'iconico
stemma del Air Jordan in generale, tute, scarpe proprio da basket, che ha lanciato definitivamente questo marchio, un film emozionante, di impatto, coinvolgente e molto molto divertente in alcuni frangenti, che sicuramente non annoia e che racconta una storia in modo semplice, vivace e coinvolgente. Io ragazzi vi ringrazio per avermi seguito fin qui, ho cercato di essere il più breve possibile in quanto è storia, ma volevo dire due parole su questo film perché è da vedere assolutamente e io ve lo consiglio altamente, perché magari potrebbe passare in sordina, ma quando c'è Ben Affleck alla regia con un Matt Damon così in forma nei panni di Sonny, appunto, è veramente un film da non perdere. Io ragazzi vi ringrazio, ringrazio innanzitutto gli amici di Nerdpool che mi hanno mandato all'anteprima del film, dove ho preso questo bellissimo gadget, quindi vi invito a seguirci sui nostri canali social, di seguire Nerdpool, e trovate tutto in descrizione qui sotto, link di YouTube, Facebook e Instagram. Io vi ringrazio da Valerio Perrone e da Ciacchiazione, vi rimando ai prossimi video e alle prossime live. Grazie a tutti.